oggi vi mostriamo il perché delle buche presenti nel punto in cui via Raffaello incrocia via di Asia. La ragione è sotto i vostri occhi. La presenza di bus scolastici di grosse dimensioni che circolano in una zona della città dove probabilmente non potrebbero passare. Oggi in modo particolare, con la pioggia, quelle buche si stanno trasformando in trappole e la presenza di bus di grosse dimensioni come quello che vediamo sullo sfondo non serve sicuramente a migliorare la situazione. Il peso di quei bus dà sicuramente il colpo di grazia alle buche che purtroppo sono presenti in questo punto che da qui a poco vi mostreremo e che non vengono in nessun modo eliminate, almeno in via provvisoria, in attesa del rifacimento completo del manto stradale, essendo i lavori di ristrutturazione di via di Asi in atto. Guardate, un bus, questo è di piccole dimensioni, ma quando ne arrivano di grosse dimensioni, quelli cosiddetti di tipo turistico, queste buche si allargano in maniera esagerata. Questo è il motivo per cui si rompono le strade. Addirittura passa in questa zona questo tipo di auto veicolo. Ed eccone un'altra. È evidente che con il passaggio di questi automezzi si formino delle buche, delle vere e proprie caverne che oggi in una giornata di pioggia si sono trasformate in trappole pericolosissime per gli automezzi, per i pedoni, per i cittadini, perché da quelle buche schizzano in maniera violenta i sanpietrini presenti sotto l'acqua. Possibile che questi automezzi debbano circolare all'interno della città? Non è questa una città tutelata, come indica la segnaletica posta all'inizio della città? Probabilmente i mezzi pesanti non dovrebbero attraversare questo tratto della città, essendo ben evidente all'ingresso di Aversa questa segnalazione in cui si dice che la città è una zona di particolare rilevanza urbanistica. È un danno che è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno si preoccupa di intervenire. Perché?